Israele e la sua agricoltura super tecnologica avranno un posto d'onore all'interno dell'Expo 2015. Il suo padiglione di 2.400 metri quadrati sarà infatti l'unico confinante con quello italiano e mostrerà soprattutto le tecniche d'avanguardia che in quel paese hanno reso coltivabile anche il deserto attraverso una gestione molto attenta dell'acqua. Un patrimonio di conoscenza che, se fosse diffuso in tutto il mondo, risolverebbe il problema della denutrizione. Israele è il 35esimo paese ad avere firmato il contratto di partecipazione e l'amministratore delegato della società Expo 2015, Giuseppe Sala, ha garantito che altri 10 lo faranno nei prossimi giorni. Questi numeri sono a circa un po' meno di 800 giorni dall'apertura, sono numeri superiori a Shanghai, per intenderci, cioè la più grande Expo che si ricordi. E quindi di questo non possiamo che essere fieri e grati a chi ci ha dato tanta fiducia. E ultimi numeri che ricordo, i 123 paesi che hanno aderito significano l'80% della popolazione.